Thank you.
Ma il risultato era prevedibile, non nelle dimensioni, perché poteva essere anche diverso nelle dimensioni, anche se il Trapani ha dimostrato quello che è, poi ha avuto vantaggio subito dopo 5 minuti, per cui la gara non ha avuto poi grande storia. Il Locri non ha demeritato, ha costruito il gioco, si è difeso bene, poi con la seconda rete insomma le speranze si sono vanificate. Poi nel secondo tempo l'espulsione di Chiricosta ha ridotto il Locri anche in 10, per cui poi non c'è stata più partita completamente. Il Trapani ha fatto la terza rete, poi ha colpito una traversa con Cocco ancora. Il Locri ha avuto qualche occasione, un tiro di Marsico, un'occasione di Lucà, però alla fine ci sta. Non era certo questa la partita nella quale il Locri pensava di poter far punti, per cui si va avanti nella speranza di conquistare punti nelle prossime partite, a partire dalla gara di domenica prossima a Castrovillari, che è fondamentale. L'arbitraggio? L'arbitraggio è normale, anche perché i giocatori sono stati bravi, diciamo, non ci sono stati grandi problemi. C'è stato l'episodio di Chiricosta, il segnalino ha visto probabilmente un fallo di reazione, quindi l'ha espulso. Poi un piccolo battibecco tra Panarello e Cragle con due ammonizioni, ma niente di particolare. Grazie, gentile.